mai visto quanto è forte il ragazzino, ma che gol ha fatto! Ma dove è stato fino ad ora? Nascosto, molto nascosto, ma c'era. Arik, hai visto un ragazzino questo weekend? Come quale? Quello che mi criticavi all'asta di riparazione, perché lo prendi, perché butti via così tanti crediti, perché occupi uno slot. È lui, è lui, è lui. E ti ha purgato questo weekend. Eh sì, mi spiace. Io te l'avevo detto. L'avevo detto io, Oggi parliamo proprio di loro, dei 5 centrocampisti rivelazione del nostro fantacalcio degli ultimi anni. Quinto classificato. Chiude la classifica, potremmo dire quasi un veterano del nostro fantacalcio, Lorenzo Pellegrini, stagione 2016-2017. 6 gol e 7 assist per il suo Sassuolo, siamo alla fiera delle S. La sua quotazione non esplose, non schizzò alle stelle, da 8 passò solamente a 12. Pochino tirchi. Però se fosse successo oggi, state tranquilli, quante S ci sono, state tranquilli che la sua quotazione sarebbe schizzata alle stelle. Modi di pagare qualsiasi cosa, pure i calciatori fanno. Quarto classificato. Per la quarta posizione non poteva mancare il nostro pupillo del centrocampo dell'attuale fantacalcio, sì, è proprio lui, Zaccagni. Sappiamo tutti che sta avendo qualche difficoltà nelle ultime partite, ma non possiamo dimenticare ciò che di buono ha già fatto. 5 gol e 5 assist. E la sua quotazione, ovviamente, come vi dicevo, è schizzata alle stelle. Da 12 a 23 in un attimo. Ma non facciamo troppi brillanti, so che l'avete preso a 1, 2, 2 spicci al massimo, 3, se volete fare proprio... non di più. Terzo classificato. Questo è un nome che sta già stravolgendo l'attuale fantacalcio, però è già sbocciato qualche anno fa, stagione 2017-2018. Lui è Antonin Barak. Quotazione iniziale... 1, quotazione finale 11 e nel mezzo 7 gol e 4 assist. Wow, questi sono i giocatori che ti svoltano al fantacalcio. Ah, e vi racconto un aneddoto, io in un fantacalcio listone l'avevo preso. E il motivo? Perché nella lista dei giocatori a 1 lui era il primo in ordine alfabetico. Sì, sono stato imbarazzante, però sappiamo benissimo che nel fantacalcio è fondamentale anche questo. E io lì ne ho avuto discretamente tanto. Tantissimo. Secondo classificato. Siamo arrivati quasi agli sgoccioli e in questa posizione troviamo un talentino scuola Atalanta, tanto per cambiare, Dejan Kulusevski. Un fenomeno o quasi, e ovviamente quando c'è odore di fenomeni, la Juve fa di tutto per prendersi. 10 gol fatti, 8 assist, una fantamedia di 7,43. Quotazione iniziale 4, quotazione finale 27. Letteralmente esplosa. Dici che ho esagerato chiamandolo fenomeno? Un pochino, un po' troppo. Un po' meno. Ottimo giocatore. Direi che è ottimo giocatore. Avanti il prossimo. Primo classificato. Eccoci arrivati alla prima posizione. Il rullo di tamburi per il nome più... inaspettato, è un nome abbastanza scontato, ma se non avessi messo lui sareste venuti a prendermi a casa, aggiungerei giustamente. Primo posto va a Luis Alberto, il mago, e in quanto tale adesso mi farà sparire, così. Ma mi fa anche riapparire, tranquilli. Stagione 2017-2018, 11 gol, 7 assist, una fantamedia di 7,62, una quotazione iniziale di 4 e una quotazione finale di 18. Ma il problema adesso dove sta? Sta nel fatto che per poterselo aggiudicare all'asta devi almeno sacrificare un polmone, iniziare a respirare male, oppure un rene, dipende da quanto bene ti vogliono i tuoi amici, però non ne esci intatto. È diventato il centro del fantacalcio, quasi. Quasi come Ronaldo. E comunque è anche da questi colpi che si riconosce un buon giocatore di fantacalcio, da uno mediocre.